Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con S1 Magazine. Buonasera alla professoressa Elena De Filippis, dirigente scolastico, liceo classico Pasquale Galluppi Catanzaro, bentrovata. Buongiorno. Buonasera alla professoressa Paola Ferragina, docente di italiano, latino, greco, liceo classico Pasquale Galluppi Catanzaro, bentrovata. Buonasera. Partiamo proprio dalla evoluzione della scuola e dell'istruzione nel tempo, prego. Questa, come dire, linea di modificazione e di cambiamento in realtà comincia con gli anni 70 e comincia con azioni importanti come l'inclusione dei diversamente abili, ma il momento di svolta è rappresentato dal decreto che ha determinato la gestione autonoma delle scuole in Italia. Questo naturalmente ha reso la figura proprio del preside, che prima era più vocata, la direzione solo didattica e come dire, in qualche modo pedagogica degli istituti, anche a responsabilità precipue nell'ambito dell'amministrazione, nell'ambito dei rapporti con gli enti locali, nell'ambito cioè di quelle complesse operazioni che la scuola deve compiere per poter sopravvivere, dico io. Certo, la scuola sta cambiando ed è cambiata e la legge 170, l'ultima legge, introduce elementi nuovi che se da una parte sicuramente rappresentano una ventata di novità, dall'altra parte complicano notevolmente la vita delle scuole italiane ancora, come dire, non pronte del tutto ad affrancarsi da un ruolo che è quello, come dire, di una scuola pubblica che abbia una sua unitarietà di fondo. Io insisto molto col dire che uno dei rischi della legge 170, come dell'autonomia scolastica, è per l'appunto di avere scuole diversificate sul territorio nazionale e che ciascuna istituzione scolastica risenta anche fortemente del contesto culturale e sociale di riferimento. Questo noi al classico abbiamo tentato di superarlo recuperando, come dire, una tradizione che in realtà aveva iniziato il preside precedente, che è il professor Armando Vitale, e che ha introdotto per l'appunto elementi fortemente innovativi. E anche da altri punti di vista noi abbiamo, come dire, molto spesso attraversato strade nuove e diverse. Il motto del liceo è il futuro ha un cuore antico, che in qualche modo ripercorre questo, certo, bellissimo romanzo di Levi, ma e che rappresenta per l'appunto l'ipotesi che come dire, le tradizioni classiche possano nutrire uno sguardo nuovo e diverso sul presente. Ecco, professoressa, lei cosa ne pensa anche di questa conclusione molto interessante? Ovviamente insegnando discipline classiche non posso che essere d'accordo, nonostante i tentativi da parte dei legislatori sicuramente di sopprimere il liceo classico. Noi ci stiamo difendendo strenuamente per cercare veramente ancora di far capire che il liceo classico ha una sua forte identità che va salvaguardata. Abbiamo perso la nomenclatura, va bene, per cui non siamo più ginnasio, adesso siamo primo, secondo, terzo e quarto, quinto liceo come tutte le altre scuole, ma non è questo il problema, non è un problema formale. Di fatto le varie riforme che nel tempo si sono susseguite hanno cercato di penalizzare l'insegnamento delle discipline classiche. La cosa paradossale è che nei paesi, altri paesi anglosassoni, per esempio negli Stati Uniti, invece si sta capendo che il latino e il greco sono gli strumenti validissimi per formare anche la classe dirigente. Non voglio parlare solo della riforma gentiliana, ovviamente. Però sicuramente il latino e il greco devono continuare a rimanere non soltanto perché sono la nostra cifra identitaria, ma perché in effetti formano un certo tipo di struttura mentale. Io penso alla riforma, per esempio, sotto Berlusconi, in cui abbiamo avuto un decurtamento, per esempio, dell'ora di italiano, che è stato per noi un colpo ferale. Per cui non sempre le riforme, ci vorrebbe una controriforma talvolta, perché queste riforme ci hanno penalizzato, ci è stato chiesto di dedicarci alle prove invalsi, ci è stato chiesto di adesso è stato introdotto lo studio da qualche anno della letteratura italiana delle origini e ci hanno decurtato l'orario di un'ora di italiano, quindi noi dobbiamo fare miracoli, dobbiamo insegnare a scrivere, a ragionare, elaborare un pensiero critico, cioè veramente ci hanno oberato di un lavoro che è impossibile con 4 ore di italiano, per esempio.
Quindi queste riforme non sempre, poi ci vogliono un po' tecnici della didattica, io sono contraria a questa eccessiva tecnicizzazione. Sì, la tecnologia è importante, ma è uno strumento, come diciamo sempre. Si riescono a fare delle bellissime lezioni con lo strumento della LIM, ma ricordiamoci che siamo sempre noi protagonisti. Invece la scuola sta andando verso un uso eccessivo della tecnologia. Io dico che la forza del logos è la nostra forza, il nostro carisma è Cosa questo. rispondi a chi ritiene che la società odierna in qualche forma impone una maggiore cultura scientifica? Ma il nostro liceo classico, il liceo classico, ormai non è il liceo classico dei nostri tempi, monolitico, statico, cioè ormai c'è un'apertura grandissima sulla scienza, sulla matematica, abbiamo laboratori efficientissimi, di questo ne parlerà anche la preside, ma voglio dire, ormai anche la matematica, l'orario di matematica è stato implementato, le lingue straniere, vabbè, poi ne parleremo, noi siamo anche adesso, abbiamo Certo. tre sezioni Cambridge, quindi lo spazio alla scienza, alla matematica, alla lingua che è stato dato è fortissimo. Per cui non siamo ovviamente dei dinosauri ovviamente che si aggirano in un Certo. mondo voglio dire, avulso da quello che è il liceo classico, siamo pienamente calati nella contemporaneità, e anzi lo stiamo facendo credo egregiamente, ma cercando di salvaguardare la nostra identità, che è quella del liceo classico, quindi questo è importante sottolinearlo, per cui spazio alla matematica, alle lingue, alla scienza, ma non dimentichiamoci che ovviamente ci sono il latino e il greco, non sarebbe liceo classico. Bene, su questo vorrei sentire anche lei. Latino e il greco. Allora, cominciamo dalle origini della matematica. Io credo che nella storia proprio della matematica il logos filosofico sia stato il fondamento di qualsivoglia tipo di indagine intorno al reale. Noi viviamo nella terra di Pitagora, più di questo io non so pensare. E non parlo a vuoto di Pitagora, perché Pitagora era quello che leggeva il mondo attraverso non la cifra, ma attraverso l'entità numerica, che è un principio di ordine, che è un principio di interpretazione. Il liceo classico Galuppi di Catanzaro non solo dà un grande spazio alle matematiche in generale e alle scienze, ma partecipa a tutti i cimenti, anche con grande successo. Noi partecipiamo alle Olimpiadi di Matematica, noi partecipiamo a questo progetto che secondo me è straordinario di matematica e realtà. Noi abbiamo all'interno del Gutenberg ogni anno, che è il nostro progetto pilota, una sezione scientifica di altissimo livello. Per dirne qualcuna, abbiamo ospitato personaggi come Odi Freddi, come Angelo Guerraggio e tanti altri matematici e scienziati dei nostri tempi. Il nostro più fedele autore, Edoardo Boncinelli, che è un genetista, come noi ben sappiamo, il quale, specie ora, cioè specie in questa fase della sua vita, si occupa più di problemi di tipo ontologico, psicologico, filosofico e anche addirittura di studio del mondo antico in cui lui trova le radici e le origini della nostra civiltà. Pensate che Odi Freddi, che pur non ha frequentato un liceo classico e ha sempre ricordato che questa è una delle cose che gli è mancata nella vita, ha addirittura fatto un'operazione di traduzione e di commento del Rerum Natura di Lucrezio. Ora, io sono convinta che la cultura sia unica innanzitutto e che quello che, per dirla con Gardner, una scuola deve fare, deve formare le menti, è la forma mentis degli alunni, quella che ci aiuta a dar loro strumenti di interpretazione del reale, ma strumenti anche di libertà personale. Perché per scegliere il proprio futuro, per collocarsi all'interno di una dimensione proiettiva, occorre assolutamente sapere analizzare il reale. E credo che questa è una delle scuole che fornisca questi strumenti, o Sono meglio, assolutamente d'accordo con degli lei. altri. La qualità della scuola in generale oggi. È un po' a macchia di leopardo, io sono convinta di questo e sono convinta che, cosa che mi è stata testimoniata, noi ultimamente abbiamo ospitato una grande giornalista che ha scritto questo libro intorno alla mafia, come dire, che ha proprio sottolineato come secondo lei il nostro esempio di scuola è più avanti di tante altre scuole romane. Sto parlando di Bianca Stancanelli, che
mi ha scritto proprio un'email stupita, cioè non avevo idea che in Calabria esistessero scuole di eccellenza come la vostra. Ma è stata la stessa opinione che Galimberti, Umberto Galimberti, venendo al Gutenberg di Catanzaro, al primo Gutenberg, ha espresso su due pagine intere della Repubblica, scrivendo per l'appunto la scuola migliore in provincia, il miglior modo di fare scuola in una delle province d'Italia. Questo non significa che nelle grandi città non si faccia altrettanto, per carità, ma forse proprio il tessuto un po' più piccolino fornisce alle volte strumenti tali per cui sperimentazioni davvero innovative sono possibili. Io credo anche che ci siano grossi problemi, e i grossi problemi siano legati tutti al fatto che occorre per forza pensare di investire nella scuola. In questi ultimi giorni il governo Renzi ha fortemente dichiarato che nel patto di stabilità non può rientrare l'edilizia scolastica. Oggi, dopo un terremoto devastante come quello che il centro Italia continua a vivere, ma io credo che proprio la civiltà di una nazione si misura dalla quantità di energie, anche economiche, che devono essere canalizzate sull'istruzione. Bene, sulla qualità della scuola vorrei sentire anche lei. Sulla qualità della scuola, io credo che in effetti, come diceva giustamente la nostra preside, ci dovrebbero essere più investimenti sicuramente per la scuola pubblica. Non voglio ritornare sul solito poi trito discorso, sì, dell'edilizia, sulla remunerazione di docenti e di presidi. Io credo che ci sia veramente un corpo docente e anche una dirigenza che crede ancora molto nella scuola, che investe veramente anche parte della sua vita, non solo pubblica ma privata. Questa è un'attività che ci coinvolge a 360 gradi. L'insegnamento ti prende, l'insegnamento, comunque l'impegno nella scuola è veramente totalizzante, e probabilmente non c'è la giusta attenzione, anzi sicuramente, a questo ruolo delicatissimo. Prima si parlava proprio di Galimberti, un testo che io considero fondamentale nel mio insegnamento è proprio L'ospite inquietante. Noi abbiamo un ruolo che va veramente dallo psicologo al docente. Io non sono, voglio dire, per me è importante l'aspetto affettivo, e quello che dice Galimberti è che manca proprio una sorta di alfabetizzazione emotiva nella scuola. È giusto parlare di Promessi Sposi, di Dante, ma sempre tener presente che noi abbiamo dei ragazzi davanti, in fieri, la cui identità è veramente abbozzata, si sta formando, proprio come dice Galimberti, abituarli a superare le eventuali sconfitte, accettare i piccoli inciampi quotidiani per rialzarsi e andare avanti. Quindi la scuola è un po' trascurata, è sicuramente trascurata come la sanità, sappiamo che sono i settori trainanti, adesso dico delle cose scontate, dei topoi. Dovremmo investire di più. Speriamo che questo bonus che ci danno adesso i presidi serva a scuotere delle coscienze un po' dormienti, un po' catatoniche, che purtroppo a scuola ancora ci sono. Non tutti forse siamo pronti per siamo adeguati ad insegnare, posso sapere tanto, non riuscire però a trasmetterlo. Quindi forse un'attenzione a questo andrebbe data sicuramente, perché abbiamo a che fare non con scartoffie, non con pratiche, ma con ragazzini, con ragazzi, e hai un potere enorme, puoi esercitare, devi saperlo usare bene, perché in effetti riesci a sedurli o ad allontanarli dalla tua disciplina e dalla scuola. Quindi una grande responsabilità. Grandissima, ma meravigliosa. Mi collego proprio a quanto da lei detto, il rapporto con le altre agenzie educative, da una parte la famiglia che talvolta tende a giustificare i propri figli, dall'altra la società sempre più influenzata dai social, che lanciano dei messaggi precisi, a volte non proprio semplici. Beh, con le famiglie spesso c'è un rapporto sicuramente sinergico, di collaborazione, dipende sempre dall'intelligenza di chi è di fronte, questo in tutti i settori. In genere le famiglie sono collaborative, però certo c'è una tendenza a volte alla miopia affettiva, diciamo, no? Per cui tendiamo, siamo un po' più morbidi oggi, sia come insegnanti che come genitori forse. Ma in genere le famiglie sono collaborative, devo dire che noi nel liceo classico lavoriamo bene, abbiamo delle splendide famiglie che ci supportano in questo lavoro, quindi ripeto, si lavora in maniera sinergica, e quindi spesso anche, voglio dire, abbiamo anche
dei ringraziamenti per quello che facciamo non solo a livello didattico, ma anche umano, perché la crescita è olistica, è totale, e non soltanto, ripeto, come dicevamo prima, imparare la prima e la seconda declinazione, ma i valori importanti, insomma, noi riusciamo, cerchiamo di inculcare anche questo, di rapportarci con l'attualità, è fondamentale. Adesso con le elezioni di Trump i ragazzi volevano sapere, volevano capire, e quindi i genitori in questo comunque ci supportano. Poi la nostra è una scuola dove si legge tanto, dove non ci sono censure, non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo. A me capita anche di parlare di politica, di far capire anche tranquillamente quello che penso, non siamo delle macchine, viva Dio, siamo degli esseri umani con delle idee, con un modo di pensare. E in genere le famiglie sono sempre molto collaborative e contente del lavoro che noi facciamo. Per quanto riguarda i social, noi li usiamo, per esempio io e un'altra mia cara collega, con la quale veramente lavoriamo insieme, come dicevo prima, sinergicamente, utilizziamo WhatsApp, per esempio, WhatsApp per comunicare con i nostri ragazzi. Non l'ho mai È un vista modo con. per avvicinarsi anche ai Sì, non l'ho ragazzi. mai visto come una violazione della mia privacy, tranne quando mi scrivono alle 11 di sera per giustificarsi per l'indomani, allora lì mi arrabbio. Però in effetti anche l'uso di WhatsApp è un uso, se noi facciamo un uso consapevole, è un uso proficuo. Devi comunicare qualcosa ai ragazzi, devi raccordarti con loro per alcuni elementi. Quindi noi non siamo, come dicevo prima, Ma abusi, l'impatto dei abusi. social in generale sui ragazzi può essere una distrazione E beh, preoccupante. l'impatto dei social sicuramente, se penso a quando noi facevamo latino e greco e dovevamo, o ci appellavamo al compagno più bravo, se no erano problemi. Oggi è chiaro che i social, internet sono delle sirene che ecco perché noi dobbiamo contrastarli. È giusta la tecnologia, è giustissimo l'utilizzo della tecnologia, ma ricordiamoci che noi siamo anche altro, cioè devo offrire anche altro, devo diversificare la mia offerta. Per cui lo strumento, il social, Facebook, internet sono strumenti validissimi, sempre se usati con consapevolezza, ma io devo cercare come scuola anche di offrire altro, prendendo il buono che c'è della tecnologia. Sicuramente sono delle sirene, sono degli elementi distraenti, ma dobbiamo cercare di canalizzarli anche in maniera produttiva nella nostra attività didattica, non Bene, demonizzarli soltanto, ecco, questo bene, Virgente. sicuramente. Beh, io ho un'opinione un po' diversa sia sull'una che sull'altra questione. Le famiglie. Io da un'ottica un po' più ampia spesso trovo famiglie che hanno completamente rinunciato all'idea di fornire risposte ai loro figli, più ostaggio dei figli che in qualche modo educatori. E ricordo a questo proposito un testo di Recalcati che ho letto di recente, che è Le mani della madre, in cui Recalcati pone come centrale la mancanza da parte dei bambini e dei giovani di oggi di un rapporto proprio affettivo, fisico con i genitori. Molto spesso il fatto che loro scelgano la realtà virtuale, e qui arrivo ai social, per comunicare, per relazionarsi tra di loro, è anche lo specchio di questa affettività monca. Io credo che le famiglie dovrebbero interrogarsi intorno ad una maniera meno concessiva, ma anche meno solitaria di allevare questi ragazzi. Alla fine dei conti, se noi li deleghiamo prima alla visione della televisione, poi dai 3 anni in su addirittura all'uso dei cellulari, noi finiamo con lo spezzare questa continuità che è fatta di gestualità, che è fatta di parole, che è fatta anche proprio dell'affettività materiale. Le carezze delle madri, come le parole dei padri, a mio avviso, non vanno perdute e noi rischiamo davvero di perderle. Per quanto concerne la scuola, beh, molto spesso i social, cioè noi abbiamo anche una postazione su Su Facebook Facebook, come certo. scuola, come gruppo, io sono su Facebook perché i ragazzi mi possano scrivere, ma questo è solo un aspetto e non è un aspetto se non, come dire, di comunicazione di fatti, di situazioni, anche di urgenze per carità divina. Io di frequente tento di parlare con i miei ragazzi, vado nelle classi ogni qualvolta c'è un problema, li accolgo in presidenza anche a costo di non fare altro nell'arco dell'intera mattinata e molto spesso mi rendo conto proprio che loro hanno problemi e difficoltà legate ad un mondo di adulti che
che non è più esemplare. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere educati da genitori che il ruolo lo rivestivano in toto, con grande scrupolo e con un livello etico elevatissimo. Loro vivono in queste famiglie un po', come dire, distratte, molto spesso poco consapevoli dei rischi che i ragazzi vivono ogni giorno, non solo nelle strade, ma anche nelle loro case, e gli eventi ogni tanto che si determinano, e a Catanzaro ce ne sono stati anche di dolorosissimi, recentemente, sono proprio lo specchio di questa condizione di sofferenza e di solitudine. Bene, ci separiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo. Cerchi il tuo dispensario del benessere? Aperto tutti i giorni anche in orari particolari? Dispensario farmaceutico del dottor Alessandro Macrina. Lo trovi in località Pilinga Zilleria di Gasperina. Dispensario farmaceutico del dottor Alessandro Macrina. Sconti del 15% su tutti i prodotti senza prescrizione medica. Telefono 0967 57 74 54. Seconda parte di S1 Magazine, ben trovati con la professoressa Elena De Filippis, dirigente scolastico, liceo classico Pasquale Galluppi Catanzaro, e la professoressa Paola Ferragina, docente di italiano latino greco, liceo classico Pasquale Galluppi Catanzaro. Avete accennato prima alle riforme, ce ne sono state diverse negli ultimi anni che hanno suscitato anche molte polemiche. In che direzione sta andando la scuola proprio dal punto di vista delle riforme? Allora, la direzione teorica è quella di aprire sempre più la scuola anche ad esperienze di ampliamento dell'offerta formativa, e noi per esempio abbiamo introdotto in una sezione, ma abbiamo anche messo a disposizione dei progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, l'insegnamento del diritto e dell'economia che nel liceo classico mancava. Noi abbiamo un piano triennale dell'offerta formativa in cui preventiviamo per l'appunto tutte le attività che in quel triennio dovranno essere svolte. È un piano aperto, è una sorta di contenitore identitario della scuola in cui noi in qualche modo condensiamo un progetto che però non è limitato ad un'unica annualità. Questa è una cosa sicuramente positiva, come la creazione degli ambiti territoriali in cui ciascun istituzione scolastica può riuscire a reperire i professionisti che occorrono anche al di là delle strutture dipartimentali presenti all'interno delle scuole, mi sembra una cosa utile. Io insisto col dire che però non c'è riforma che non implichi anche una serie di effetti collaterali, quello di cui parlava la professoressa a proposito dei bonus che la scuola assegna ai docenti. È un aspetto inquietante per molti versi. Noi abbiamo sì un comitato di valutazione che stabilisce criteri di valutazione dei docenti sulla base naturalmente della normativa vigente, e lo abbiamo fatto con grande scrupolo. Ma l'atto di assegnare questa cifra, che poi è un obolo sempre simbolico, ad un docente o ad un altro, è una peculiarità del dirigente scolastico. E non vi nascondo che è una cosa dolorosissima. È ancor più doloroso il fatto che questa è una delle azioni su cui il dirigente scolastico viene valutato. Mi spiego meglio. Noi siamo chiamati a premiare gli insegnanti bravi e a non premiare, quindi in qualche modo a sottolineare l'assenza di premialità nei confronti di quelli meno impegnati. E nel contempo però questa, insieme a tante altre azioni, è una delle azioni su cui noi veniamo valutati. E non veniamo valutati solo così
come dire, con una sorta di giudizio che poi permane all'interno della nostra carriera, ma da questa valutazione dipenderà una parte delle nostre remunerazioni, già penalizzate da molti aspetti e per molti versi. Quindi io credo che anche questa sia una cosa da in qualche modo considerare. La dirigenza oggi è veramente una sorta di impegno veramente estenuante, anche perché agli aspetti, ripeto, metodologici e didattici, cioè, si sono aggiunti questi aspetti che sono per molti versi burocratici. E quindi insomma, noi dobbiamo reggere l'impatto con questi cambiamenti senza poterli poi governare fino in fondo, perché come sempre l'impalcatura è scelta altrove. Io però sono fiduciosa perché credo che molto importante la maniera in cui ciascuno di noi interpreta le leggi e le legge, non in funzione di una gratificazione fine a se stessa, ma in funzione proprio di creare incentivi emotivi, sentimentali, come diceva la professoressa, perché questo lavoro venga considerato come un lavoro straordinario e diverso. Professoressa, la sua interpretazione di questi cambiamenti? La mia interpretazione non è tanto positiva. Allora, io vorrei, siccome adesso è obbligatoria anche la formazione dei docenti, cioè ulteriori corsi di formazione, io vorrei una formazione che mi aiutasse nell'ambito per esempio della didattica delle mie discipline in particolare, quindi per esempio noi qualche anno fa al Gutenberg abbiamo avuto la presenza di un docente di italiano all'università di Serie, il professor Serianni, che ci ha fatto una lezione proprio in una d'italiano, cioè l'italiano fra i banchi, che cosa dobbiamo fare. Lui intanto ha contestato la terza prova, la validità della terza prova, la ricaduta didattica di questa prova, ma poi ci ha dato veramente dei consigli concreti, ed è questo che io voglio. Io non voglio essere una tuttologa, già lo siamo, perché siamo psicologi, siamo mamme, dicevamo, siamo docenti, soprattutto quando fai certe discipline, insegni certe discipline come l'italiano, ma io non voglio questo, io non voglio sapere tutto lo scibile umano, io voglio essere brava in quello che faccio quotidianamente, migliorare la mia offerta, la qualità del mio insegnamento. Allora, come rendere ancora più interessante l'insegnamento e produttivi? Perché il nostro problema tragico è lo scollamento che c'è fra l'aspetto teorico, per esempio, della disciplina, del latino e del greco, per dire. Per cui sono ragazzini bravissimi nell'ambito teorico. Nell'attività vertologica, poi di traduzione, per esempio, si perdono. E allora, adesso nel prossimo Gutenberg, probabilmente verrà donato il professor Bettini, un grande latinista dell'Università di Siena, insieme ad un ricercatore, il professor Lentano, insieme qualche anno fa hanno scritto un saggio molto interessante dal titolo Vertere, cioè tradurre, proprio sulle insidie e sulla interpretazione a volte così sicuramente difficile di un testo da tradurre. Quindi capire, dateci gli strumenti, come possiamo far approcciare al meglio i ragazzini all'attività vertologica, all'attività di traduzione. Quali sono i criteri, i parametri? Dateci delle istruzioni per migliorare questo approccio all'attività traduttiva. Ecco, io vorrei crescere soprattutto in ciò che mi piace. Non mi interessa a volte fare corsi di formazione che resta poi l'attestato lì. Allora preferisco forse leggere un bel libro, guardarmi un bel film, o come diceva la preside, fare una carezza a mia figlia mentre sta pure lei a giocare su Twitter o su, perché è questo, la serie in televisione, le figlie che stanno ovviamente. E allora sì, vorrei la formazione, sì, ma la formazione calibrata sulle mie passioni, sui miei interessi soprattutto, e sulla mia attività didattica. Allora così la formazione mi piace molto. Bene, dirigente, lei prima ha accennato alla valutazione dell'operato dei dirigenti scolastici, il raggiungimento di obiettivi. In cosa consistono quindi nello specifico? Allora, sono obiettivi diversi e naturalmente sono calibrati sulle diverse funzioni che vengono ad assommarsi all'interno proprio del profilo di un dirigente scolastico. Gli obiettivi fondamentali sono sempre quelli dell'efficacia dell'azione di gestione di una scuola, e questa efficacia si misura sia nel rapporto con il personale della scuola, il personale ATA
e i docenti della scuola, sia si misura però anche con il rapporto che si istituisce con gli enti locali. Noi abbiamo come punto di riferimento per l'edilizia scolastica e per i bisogni della scuola l'ente provincia, ma il comune è altrettanto importante e sarebbe altrettanto importante, qualora questo si determinasse, un rapporto organico con la Regione Calabria e con l'assessorato che è al lavoro e all'istruzione ora, mentre prima esisteva un assessorato all'istruzione con cui era più facile interfacciarsi. E questo è un aspetto. L'altro aspetto fondamentale è quello della misurazione oggettiva degli esiti delle scuole, che viene fatta secondo parametri a mio avviso un po' riduttivi, quali le prove invalsi che noi svolgiamo però in un solo anno del nostro corso, poi ci sono i risultati degli esami di Stato, anche questi soggetti ad una interpretazione che alle volte immiserisce il nostro sforzo. Io trovo che il modo viceversa più oggettivo di misurare veramente l'operato dei dirigenti e quindi anche l'incidenza della scuola nella vita dei ragazzi sia questa bella indagine che viene riproposta dal Sole 24 Ore ogni anno sugli esiti post scolastici, quindi universitari, dopo il primo biennio dell'università dei nostri alunni, e lì finalmente abbiamo un quadro che secondo me è rispondente. Anche questo è un elemento di valutazione. Naturalmente c'è anche tutta la sezione amministrativo-contabile, perché noi rispondiamo del modo in cui gestiamo le risorse che lo Stato istituisce per noi, che si chiamano fondo di istituto, per la verità sufficientemente irrisorie. A proposito proprio di fondi, c'è l'iniziativa concreta di investire sull'istruzione? Speriamo che insomma c'è questa attesa, questi investimenti noi non li abbiamo ancora potuti vedere, e inoltre stiamo subendo ancora gli effetti dannosissimi di una politica pregressa. Io le dico solo una cosa, che da un paio di giorni i presidi dell'intera regione Calabria sono stati raggiunti da avvisi della Tesoreria di Stato che imputa a loro la necessità di rimborsare cifre pari a 10.000-11.000 euro, perché dal 2013 al 2016 non è stato rinnovato il contratto integrativo regionale, e quindi loro, che non ne hanno avuto nessuna notizia, si trovano a dover restituire cifre ingenti di questa natura. Anziché essere implementati, vengono quindi addirittura penalizzati con un lavoro che è straordinario, devo essere sincera, ma non ci preoccupiamo di questo. Io personalmente sono una persona che dedica la propria vita ai ragazzi, e in questo sono d'accordo con la professoressa in toto. Io non credo che questo mestiere si possa svolgere se non per amore, per passione. E allora ben venga qualsivoglia forma di valutazione, che però parta davvero dalla qualità dell'istruzione, dalla qualità delle iniziative, dalla qualità che i nostri ragazzi dimostrano di possedere, non durante l'itinerario scolastico, ma alla fine, quando si incontrano col mondo universitario, e lì si verifica questa straordinaria congiuntura per cui non c'è un solo alunno, anche i meno impegnati, che non abbia successi strabilianti, che non mi chiami o non venga a dirmi: preside, ho preso 30, e questa è una cosa che noi salutiamo e a cui brindiamo. Infatti, le prove invalsi, infatti, in effetti sono un po' la nostra croce e delizia, perché io dico le capacità argomentative, per esempio, critiche, espositive di un ragazzo, ma possono essere ingabbiate in una casella, in una crocetta. Noi abbiamo ragazzi, l'anno scorso un ragazzo della mia classe, una ragazza di prima A, ha partecipato al progetto Educazione alla Legalità, è riuscita ad argomentare benissimo in questa simulazione di un processo. Quindi voglio dire, noi cerchiamo veramente di formarli in un altro modo. Certo, dobbiamo anche purtroppo render conto con questo tipo di valutazioni, ma non dimentichiamoci che ci sono anche altre capacità da coltivare, da tirar fuori da questi anche ragazzi. Da monitorare. Da monitorare, no? Cioè veramente noi tiriamo fuori
tutto il buono e il bello cerchiamo, e non possiamo essere soltanto così imbrigliati in una cosa così matematica, no, no, pardon, così rigida. Professoressa, sicurezza nelle scuole è davvero una priorità? Bene, io questo la lascerei, questo argomento, alla nostra dirigente. Croce, vabbè, è non delizia, solo croce. Vabbè, noi abbiamo fatto anche una serie di corsi, intanto vabbè, il primo soccorso che è un'altra cosa. Per quanto riguarda l'edilizia, beh, noi siamo messi abbastanza bene, per cui abbiamo cercato di essere a norma in tutto, abbiamo sempre, il nostro è un po' siamo sempre un work in progress, no? Per cui ci sono sempre anche lavori di migliorie varie, di stabilità, abbiamo avuto insomma, diversi interventi da questo punto di vista, e quindi la nostra scuola, devo dire la verità, da questo punto di vista non presenta particolari problemi, ma vediamo quello che c'è in Italia, in effetti il problema della sicurezza nelle scuole è un problema grosso, un problema forte, non dobbiamo aspettare, lo sappiamo, certo, le tragedie, che la natura si risvegli o che ci cada un cornicione in testa per pensare insomma, a fare dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione, perché insomma, abbiamo delle persone, abbiamo dei ragazzi e quindi dobbiamo, e abbiamo degli operatori della scuola che devono lavorare in sicurezza. E assolutamente in serenità, sì, assolutamente, per cui. Però la nostra scuola devo dire che funziona bene da questo punto di vista. Dirigente. E allora che dire, è uno degli oneri su cui noi veniamo anche valutati, questo io non lo avevo segnalato proprio perché è uno degli impegni più defatiganti che noi ci troviamo a vivere quotidianamente. Allora, in cosa consiste? Innanzitutto in un problema di formazione, e a questo noi assolviamo con un rigore completo, nel senso che tutti i nostri lavoratori sono in qualche modo indirizzati ad una formazione capillare sulla sicurezza. Poi naturalmente la messa in sicurezza della struttura. Lei pensi che il liceo classico è una struttura di 10.000 metri quadrati coperti, con tutte le conseguenze che questo comporta. Bene, ciò nonostante, grazie davvero all'appoggio che noi riceviamo incondizionato da parte dell'ente provincia fino ad ora, e speriamo che perduri questa condizione, perché noi sappiamo bene che anche l'edilizia scolastica potrebbe essere sottratta, è uno degli ambiti che rimane competenza della provincia. Noi siamo riusciti a rifare l'intero impianto elettrico, a sistemare grossa parte dei servizi igienici, a misurare anche la staticità dell'edificio, a fare opere di bonifica di luoghi che prima erano completamente abbandonati e anche fonte di gravi rischi. Ma questo è un lavoro continuo, dice bene la professoressa. Noi in 5 anni io ho promosso, credo, un cantiere ogni 6 mesi proprio per ovviare ai problemi di sicurezza. Noi però insomma, cerchiamo di tener fede a questa normativa. Per esempio, per quanto concerne le situazioni di emergenza, noi facciamo ben 2 prove di evacuazione l'anno. E queste prove di educazione sono da me governate e dirette, nel senso che io pretendo di vedere come i ragazzi reagiscono, anche se sono pure quelle un po' fittizie, perché il nostro edificio è in un luogo tale per cui una volta usciti fuori dalla scuola i luoghi sicuri esterni sono veramente pochi, però insomma imparano almeno il comportamento proprio, certo, d'emergenza di fronte a fatti tellurici che purtroppo il nostro territorio rischia di poter subire, o anche ad altri eventi. E a questo io credo che noi dobbiamo educarli, perché viviamo tra l'altro in una delle regioni più a rischio da questo purtroppo punto di sì. vista. E sono diverse le iniziative culturali offerte dal Liceo Classico Pasquale Galluppi, vogliamo ricordarne alcune? E allora io comincio dai corsi ordinamentali. Innanzitutto noi da quest'anno siamo sede di un liceo classico Cambridge, insisto, liceo classico Cambridge, in cui non abbiamo decurtato neanche di un'ora le ore di latino e greco, ma abbiamo inserito sia in compresenza sia in modalità cosiddetta CLIL l'insegnamento della lingua inglese ben consolidato e rinforzato, che significa tradotto in attività curricolari, che i nostri alunni studiano in inglese
qualche elemento di latino, circa 2 ore settimanali, sì, di latino e 2 ore di scienze, e poi studiano 3 ore in più di inglese alla settimana. Alla fine, giunti al terzo anno, loro avranno tutte le certificazioni necessarie per accedere alle complesse richieste del mondo del lavoro. Questo è un aspetto. Poi abbiamo, l'ho già detto, un corso a indirizzo giuridico-economico. E poi il gioiello della scuola da 15 anni, ora siamo al 15° anno e questo è già un successo di per sé straordinario, è il progetto Gutenberg, che è il progetto pilota della scuola intera, che è una sorta di fiera del libro e della multimedialità che si svolge nell'ultima settimana di maggio, quest'anno, negli altri anni in periodi diversi, ma sempre più o meno a fine delle lezioni, e che prevede la selezione di testi di autore di risonanza nazionale, qualche volta europea, altre volte mondiale addirittura, è venuta perfino Kerry Kennedy, Vandana Shiva, cioè abbiamo avuto personaggi di chiarissimo spessore, ma la cosa che a me entusiasma di più è il fatto che questi ragazzi attivino laboratori di lettura e di scrittura creativa e alla fine poi siano in grado di interloquire con gli autori con una dimestichezza, con una chiarezza di idee, con un bisogno di confronto che a me continua a commuovere e ad entusiasmare. Non ultima iniziativa a cui abbiamo aderito dall'anno scorso e che quest'anno spero sia ancora di maggiore risonanza è la notte dei licei classici, contro il rischio che la professoressa ventilava di una, come dire, svalutazione del liceo classico. Da questo liceo siciliano di Acireale, che è il Pennisi, è partita questa cordata che ora raccoglie 280 licei di tutta Italia. E c'è una notte dell'anno, quest'anno sarà il 13 di gennaio, in cui i licei non solo rimangono aperti per la notte intera, ma offrono alla cittadinanza tutto quello che sanno fare in termini di laboratori musicali, laboratori teatrali, luoghi di lettura, laboratorio astronomico. Noi l'anno scorso abbiamo visto giovani, tutto il liceo veramente, che si sono profusi nelle attività più varie e diverse, veramente, e alla fine il tutto si conclude con un banchetto, perché tutti i salmi finiscono in gloria in Italia, insomma, tutto finisce un po' a tarallucci e vino, in cui però l'aspetto peculiare è stata la ricostruzione dell'intera cultura culinaria degli antichi romani, sì, e comparata con le attitudini di oggi. Quindi abbiamo avuto questo buffet con didascalie che spiegavano le origini dei piatti, le usanze alimentari e culinarie degli antichi romani, e loro stessi li hanno accolto, i nostri ospiti, circa 2500 persone sono venute in quella nottata con inabiti dell'epoca, sì, è stata, sì, una, sì, delle cose, e ottimo. Siamo riusciti in realtà in poco tempo, perché mentre quest'anno siamo più preparati, per cui ecco abbiamo fatto già una riunione alcuni docenti per l'organizzazione, l'anno scorso veramente in poco tempo siamo riusciti, perché poi a ridosso, diciamo, della Befana, quindi alla ripresa delle lezioni, e in poco tempo è creare veramente qualcosa di magico, certo, di bellissimo. Iniziative che immagino siano di grande stimolo non solo per gli alunni, ma anche per noi, docenti. Vabbè, ma per noi queste iniziative, ma così come il Gutenberg, voglio dire, mi rendo conto di essere cresciuta molto con questa attività, di aver, certo, conosciuto una serie di autori, di proprio l'intelligenza italiana, direi, perché noi già siamo un po' periferici geograficamente, almeno ci riscattiamo culturalmente, questa è una cosa importante, diciamola, veramente abbiamo avuto e abbiamo ospiti eccezionali, dai quali poi veniamo veramente lusingati e ringraziati per gli interventi pertinenti, profondi, competenti dei nostri ragazzi. E noi lo facciamo veramente con amore, quindi la possibilità di dare a questi ragazzi... per i ragazzi ottime opportunità di crescita. Ma sicuramente, e poi il fatto di interagire con l'autore, no? Perché soprattutto per i ragazzini di prima, che sono piccolini, o poi ovviamente operano nel ginnasio, nel biennio, perdono, il discorso di vedere l'autore, no? Che tu hai letto quel, di cui tu hai letto quel libro, e poi vederlo lì dice, ma allora esiste veramente, quindi esiste veramente uno scrittore in carne e ossa, e quindi interagire, parlare, mostrare i lavori che sono stati fatti, beh, è un'esperienza sicuramente, il nostro liceo si trasforma in quella settimana
Bellissimo. Noi abbiamo concluso, vogliamo anche salutare gli alunni del liceo classico Pasquale Gallucci di Catanzaro. Sì. Io ringrazio voi per essere state con noi, quindi il dirigente scolastico, la professoressa Elena De Filippis, grazie. Ringraziamo noi, l'emittente e la meravigliosa interlocutrice. Grazie mille. Che ci ha consentito di parlare un po' più approfonditamente delle attività della scuola. E naturalmente la professoressa Paola Ferragina, docente di Italiano Latino 3. È stato per noi un piacere scoprire tutte le iniziative del Liceo Classico Pasquale Galluppi di Catanzaro. Grazie ancora, grazie a tutti voi per averci seguito come sempre. E Se Uno Magazine torna puntuale giovedì prossimo alle 21. Arrivederci. Grazie.